Aspettavamo, le tag sono giuste, il game può cominciare. Chi vincerà questo? Appoggerà alla top 4. E insomma, skin rossa pure quella di Sim Max. Sì, vabbè, John Butcher comunque si è appropriato di questa skin già da abbastanza tempo. E una skin molto prelibata, devo dire. I tre robe, per quanto ne abbia di molto prelibato. Ecco appunto, comincia, questo è il matchup, esattamente. E questo, allora, questo Neutral B sarà molto importante nel matchup, perché può non solo il laser, ma soprattutto il gyro. Sì. Il gyro sarà molto monopolizzato da entrambi i PG, finché uno dei due ce l'ha. Allora, questa artbox molto grande può aiutare i salto fair, salto bear di Zelda, che possono con lo sweet spot prendere stock a percentuali molto molto basse. L'auto shield di Rob invece con il salto neutral B è un pochino più lento rispetto a lei, quindi c'è questo vantaggio secondo me. Intanto buona la combo, molto. Due DI un po' strane, sia dall'uscita dalla grab, sia dall'uscita dalla... Diciamo DI in sulla grab non è esattamente la cosa migliore che vuoi fare contro Rob, soprattutto sopra la piatta. Però non mi aspettavo questo. È stata una stock presa molto molto presto, perché pre-grab stava penso al 60%, se non meno. Intanto John Butcher comunque da un iniziale svantaggio e ha preso il controllo del game, ha già pareggiato le percentuali. Ha già tutto il momentum e mai c'ha pure una stock intera. Ecco qui, vedi? Il Nair un pochino più lento rispetto alle opzioni aeree fuori dallo scudo di Zelda, che può approfittarne. Sì. Sale sopra e deve stare attento, perché la pair può essere importante per jugglare Rob. Non deve abusarne troppo. Marcello che butta via il gyro, non vuole giocare con questa trottola. Tenta il fair per cercare di un'altra DI sospetta sulla... Altro! E qui DI esterna per riuscire ad uscire dalla multi-hit della pair di Rob. Tenta il fair, non lo uccide. Tutte quante, a tilt, mamma mia. Deve stare attento a non saltare troppo nei pressi della zona alta di Rob, perché questo up tilt può uccidere. Ma arriva il Becchier che porta la stock. Due stock a zero. Dani dopo un iniziale vantaggio non sa che pesci prendere, soprattutto perché sta snowballando parecchio Gianni. Decisamente sì, anche perché Zelda nel disadvantage non ci sguazza per nulla. No, esattamente, soprattutto con un PG come Rob che la prende e continua a fare, fa un sacco di danni ad una sola entrata. Fuor tilt, ancora fuor tilt, cerca di colpire. Tenta il down throw, arriva la pair, brutta la DI sulla presa. Molto meglio la DI dopo la pair. Di rischia addirittura un tristock, avesse preso quel laser probabilmente l'avrebbe ucciso. Momentum estremo da parte di John Bacher, con questo Becchier tenta di prendere la stock. Nulla ancora di fatto. E respinge tutto, va bene, tutto. Il tristock. Questo match è cominciato davvero alla grande per il giocatore lucchese. E sull'Ikari. E partiamo già sul 1-0 di Gianni, che è partito benone. Molto molto bene è andato. Deve prendere provvedimenti già sull'Ikari. E potrebbe essere su un cambio di PG. Chiaramente sì. Prova Min. Prova Min. Che c'ha più senso secondo me rispetto a Zelda. C'ha più senso rispetto a Zelda. Un respingente con l'up smash. Diciamo che a Rob piace stare a distanza. Min non se ne frega molto, diciamo, perché il mid e long range sono il suo regno. Eccolo sì. E di conseguenza secondo me potrebbe essere un interessante pick. Una cosa buona che c'è Rob secondo me in questo matchup è il recupero dall'alto. Ecco, su cui può fare ben poco Min, per quanto allora, una cosa su cui dovrebbe puntare, che fa qualche danno, ma insomma una cosa su cui dovrebbe puntare Min è cercare di tenerlo costantemente off stage, hiltarlo finché non perde tutta la benzina. Il fatto è che Rob non è un PG facilmente cisabile, ci sono pochi PG che possono farlo, e non è nemmeno esattamente cis. Quello che fanno è fargli sprecare tutte le sue risorse facilmente, quindi Min può farlo, però per prenderlo deve prendersi parecchi rischi. Quindi si vedrà come andrà, soprattutto perché il gyro, una brutta interazione che c'ha, gyro ferma le braccia. Il gyro ferma le braccia, quindi non può mesciare le braccia molto facilmente. Wow, questa cosa non la sapevo. Questo è condizionante nel matchup, secondo me. Sì, esatto. Molto condizionante. Poi vedremo come se la giocherà. Di certo
speriamo per Sulicari che almeno una stock riuscirà a prendere questo momento, prima, dopo il sì. Stock davvero dominante da parte di Gianni. Min Min, personaggio scelto da parte di Kika, e si torna chiaramente su Rob che gli ha dato un momentum davvero devastante. Esatto. Lo stage scelto sulla destra era Pokémon Stadium probabilmente. Sì, PS2. Okay. PS2 che non dispiace a Min Min. Nessuna dei due dispiace. Rob penso che vada bene su tutti. Sì, bene, bene. Penso che c'ha stage... No, stage brutti. In fine quello che sceglie è boh, diciamo quello che va meglio dell'altro personaggio e se la di conseguenza non va molto. Vediamo. Sulicari cerca di stare chiaramente sul mid long range e Rob sarà quello che dovrà provare ad entrare. Okay. Butta. Paria il gyro, ottima cosa per cancellarlo. Ok. Con il fermo, 45% è... Quando entra sì. Rob i danni arrivano. Da un air un pochino rischioso ma comunque riesce a prendersi di nuovo il centro dello stage. Ecco Sulicari. Contro ancora questa di A interna. Orte questa di A è molto, so molto brutta. Soprattutto perché Rob prende ancora... prende più danni. Soprattutto quando sei in sopra di lui. Quindi sì, c'è un juggling di kill devastante. Forse il juggling più forte del gioco, secondo me. No, quindi Fortro... però è uno dei più forti. Quello sicuramente sì. Ok, ora si trova il corner. Mimmi non vuole stare lì. Soprattutto contro PG come Rob. Vediamo un po'. Il drago più lama. Schivata, un pochino rischiosa. Difatti riesce a punirlo. Già era ancora lanciato da parte di John Butcher. Fail, okay, arriva alla serie. Riesce a recuperare. Il Deer non riesce a colpire. E qui poteva approfittarne con il dragone, forse. Eh sì, esattamente. O anche col bello! Bel megawatt. Bella bello lettura megawatt. Del salto. Bello il megawatt che è lentissimo. Non si capisce mai quando arriva. Ma c'ha una potenza assurda. Sì, esattamente. Anche perché è così lento. Dice, ok, è in basso. Te salti, però... Il Min può cambiare letteralmente il drift del Megalop. Allora, vediamo quanta percentuale riuscirà a prendere il Min, perché comunque ha gli sgocci della stock. E senza salto è ok, Min. Morta. Ha gli sgocci della stock, 163, basta un gyro piazzato e prende facilmente la stock. Side B, troppo rischioso, lagga troppo, quindi riesce a approfittare. Permette una grab, che poteva far meglio forse. Sì, esatto, poteva magari prendere più danni dalla tech chase. Contro, tilt ancora, la pair, prende i suoi danni, ancora vantaggio, a parte di John Bacchan, ancora una grab, ancora la Devo tilt, dire Gianni, non i danni li fa, per ogni entrata che fa. Una volta entra ti ritrovi il 70%. Quindi. Arriva il laser, down air, tenta di colpire, buono il neutral air. Recupera alto. Ok. Può farci davvero poco qui Min Min. Megawatt caricato e lì avrebbe secondo me avrebbe uccideva. Ucciso, Io uccideva, sì. Avrebbe addirittura ucciso. Probabilmente uccideva anche Rob. Ancora la pair. Dash attack. Ancora il fair. Non riesce a colpire. Bravo, che pazienza. Nulla di fatto. In disadvantage. Cerca di colpirlo. Butta il gyro. Come recuperare ancora il gyro messo lì. L'up smash. Forse lo smash sarebbe stato più veloce. Decido per l'up smash chiaramente. 142%. Vediamo se con la rage su Licker riesce a rubarsi una stock. Arriva il gyro. Il drago che salva Min Min. Ora lì in quella situazione sopra Rob. È davvero difficile brutta, da sopravvivere. Sì. Al massimo che poteva fare provare a riversare con Down Air. Ma anche lì rischiava tantissimo. Saggio di stock di John Butcher. Smash che respinge il gyro. Lo prende adesso. Dovrebbe approfittarne in qualche modo. Vediamo. Andiamo. Ora che con il gyro si può tirare tranquillamente le braccia. Anche gli smash. Vediamo cosa riesce a fare. Cerca di tenerlo lì sulla piattaforma. Distanza. Deve prendere la stock su Licari. Non ha preso ancora troppi danni. Laser per cercare di uscire da una situazione fastidiosa. Devo andare. E devo andare a giocare i 6 Devil. Riesce a rientrare nello stage. Prende la fair. Ancora niente. Da un tilt. Up smash. Up smash se la prende. E su Licari deve gestirsi questo 38%, ma match sicuramente più equilibrato rispetto al game 1. Lo smash, butta dall'altro lato, lo colpisce, 86%, momentum tutto dalla parte di Gianni Gente. E ora con questo F smash ancora direzionato non riesce a prendere il roll di su Licari, che rolla spesso lì sull'edge. Appear ancora, traddato, tenta questo laserone, da un tilt non riesce a prendere, Beccair. Non ancora di fatto, Deir, grab molto buono da parte di Sulicari che ora avesse preso quel drago avrebbe messo una brutta situazione Rob. Lo prende adesso
con il drago up smash completamente dal nulla, che non serve a nulla. Da un throw tenterà l'up smash probabilmente, che prende la stock. E quindi game 2 preso da John Bacce, che si avvia ad una vittoria abbastanza rapida di questo set. I ban sono gli stessi. Poco da fare. Tienimi min, ci sta. Poco da fare su quell'ultima stock, ha coperto praticamente ogni singola opzione che poteva fare. Se fosse uscito dal Buri, si sarebbe preso comunque l'up smash. E quindi up smash ottimale. Vediamo che se Giovanno, perché potrebbe esserci un cambio congeniale a Sulicari per counterpiccare questo Rob. Vediamo. Final Destination. Che a Mimì non dispiace, neanche a Rob, chiaramente. Battlefield Final Destination, un pochino più chiaro, ci può stare. Vedremo se il counterpick sarà buono per Sulicari. Intanto il match è lo stesso del precedente. Rob contro Min Min. John Butcher conduce 2-0 il set. Diciamo che come counter pick è molto più facile gestione rispetto a Zelda, ma comunque ha fatica a chiudere le stock. Sta facendo una fatica immonda a prendersi la stock. Intanto primi 58% presi in due interazioni, molto rapido questa volta su Ricari. E diciamo che vuole sfruttare questo spazio. Penso che sia Mani Basse il miglior stage di Mini, o uno dei migliori comunque. Non mi sembra per niente male tenere il centro dello stage e poi coprire le opzioni con le braccia. Intanto infatti il vantaggio da parte di Sulicari molto ampio, tra l'altro. Diciamo che il vantaggio è che la carenza di piattaforme permette a Mimmin di controllare tutto su un singolo livello e non hai bisogno, e dà meno margine di manovra per evitare tutte le opzioni che ti lancia addosso. Beh, intanto bella. Tanto John Bacce comunque ha recuperato un pochino di percentuale, preso il momento, tenta addirittura la fail, side B, poteva punirlo chiaramente in maniera molto migliore, non è stato con i riflessi troppo alti. Bello il dragone, viene traddato con il Gyro. Vediamo se intanto lo sta tenendo a distanza, riesce finalmente a entrare, però lo manda via Sulicari con una nel tanto trade di proiettili. Vediamo se riesce a accorciare le distanze. Sta facendo ottimo zoning, forse voleva prendere il giro un misino. Brutta situazione. Bello il Bair, è situazione molto molto even. John Bacce non deve, sta tenendo il pallino del gioco in questo momento, però Min Min ne esce molto bene da legge. Diciamo deve prendere il Gyro. Preso lì. Megawatt! Dal nulla. Non l'avevo neanche visto. Prende la stock e qui brutta situazione. Si prende quasi la stock. Buona la DI da parte di Dani, che riesce ad andare sul lato giusto, fortunatamente. Grab qui, probabilmente da un drop smash prenderà la stock. Molto even. Probabilmente anche da un smash avrebbe colpito. Molto even per adesso. Trade di stock molto rapido. Si vede proprio che è molto più facile da gestire a livello di matchup rispetto a usare Zelda. Questo frangente, però comunque è molto, diciamo che una volta che Rob entra, sono dolori. Smash per buttare una brutta situazione Rob, che butta ancora il Gyro a Pair per cercare di coprire le situazioni. Megawatt che riesce a coprire il rientro sullo stage grazie al Nair. Recupera lì, buona la copertura della rotolata con l'up smash. Il Gyro lo mette lì, il salto non c'è qui, no invece c'è. Peccato, la pair era una giusta opzione per cercare di buttar via Robin Edge Guarding, ma purtroppo non dà il timing per il recupero a Min Min, che adesso con questo 118 di Rob deve trovare una stock abbastanza velocemente, altrimenti Rob prende un vantaggio davvero assoluto. Up smash, chiaramente non uccide ancora. E Megawatt che invece quasi, quasi schivata utilizzata, quindi potrebbe punire. Ma John Bacce riesce a rientrare sullo stage grazie a un mix up. Down throw, arriva il fair probabilmente. Cerca di buttare ancora il Nair per pescare il Megawatt, chiaramente. Cerca di colpirlo, ancora il fair, buono il momentum, fair, e qui il side B, bruttissima situazione, peccato, Min si era comportato davvero molto molto meglio in questo match, ma comunque il B-Stock parla chiaro, è stato un match molto molto dalla parte di John Bacce.